di questa intenzione del sindaco di utilizzare tutti gli strumenti possibili per fare presto e bene di fronte ai rischi di arrivare ad appuntamenti importanti in una condizione di grande fragilità. Purtroppo Roma in questi anni non ha centrato nessuno degli obiettivi che si era data e io che ho passato anni e anni a cercare luoghi e impianti dove portare i rifiuti di Roma, invocando che Roma si dotasse di un ciclo di rifiuti autonomo, non posso che essere contento del fatto che finalmente si racconta la verità e ci si mette in modo per trovare delle soluzioni che, ripeto, siano adeguate e che risolvano questo grande tema del ciclo della capitale del paese, perché di fronte abbiamo delle sfide enormi e non possiamo neanche solo permettere che queste sfide si facciano con questi problemi aperti. Peraltro, come dico da tempo, l'assenza di scelte rende e rendeva e rende sempre più difficile per Roma trovare luoghi disposti ad accettare i suoi rifiuti. Quindi questo è il tema che addirittura portò alla ipotesi di un commissariamento qualora Roma non avesse provveduto a risolvere il problema, e mi sembra che queste scelte vadano in questo senso.